Salve amici di Atella TV, siamo alla sala conferenze dell'ASL Napoli Nord di Frattamaggiore con il professor D'Acunto a parlare della città di Troia e Isterlik. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Ex Alunni del Liceo Francesco Durante, presieduto dal dottor Riccardo Acri, e dall'Associazione Italiana Cultura Classica, presieduta dalla professoressa Teresa Maiello. Siamo qui con il professor D'Acunto, professore di archeologia e storia dell'arte greca presso l'Università Orientale di Napoli. Professore, sappiamo tutti che gli scavi gli sono stati condotti dal professor Schliemann nella seconda parte dell'Ottocento. E in realtà ci sono stati anche altri studiosi che hanno fatto le loro teorie e gli scavi lì anche prima di Schliemann. Quali sono stati gli indizi che hanno portato a scegliere quei luoghi e li hanno associati poi a alla città di Troia? Diciamo che innanzitutto in epoca antica si era conservata la memoria e il nome di Ilion della città, però la localizzazione precisa nel corso dell'Ottocento non era ancora stata fatta. E prima della localizzazione di Isterlik, diciamo, il sito che in genere veniva indicato come il luogo della città di Troia, era la collinetta di Burnabasci, che si trovava appunto nelle vicinanze. Fu Frank Calvert, che poi indicò allo stesso Schliemann il sito di Isterlik, a identificare la collinetta. È interessante ricordare come Schliemann verificò l'identificazione errata di Burnabasci. Convinto nella verità storica dei poemi omerici dell'Iliade, percorse di corsa due volte la collinetta di Burnabasci, come avevano fatto Achille e Ettore in occasione del duello, e per questo la ritenne non idonea a percorrerla in circuito, e quindi arrivò ad escludere totalmente questo tipo di identificazione. Poi gli scavi confermarono ben presto l'identificazione, e che portarono, anche se attraverso tutta una serie di errori che poi sono stati corretti successivamente, da parte di Schliemann all'identificazione del presunto palazzo e del presunto tesoro di Priamo, che gli credette di identificare erroneamente con evidenze del periodo della guerra di Troia. E quanto c'è di vero nei poemi omerici relativamente a Troia? C'è stato davvero un assedio? È stato possibile ricostruirlo? Allora, questa è una domanda che ci poniamo e ci continuiamo a porre. E, diciamo che una risposta definitiva non è ancora arrivata. Però quello che va detto è che soprattutto negli ultimi decenni il quadro delle nostre conoscenze e la possibilità che effettivamente ci sia stata una guerra di Troia sono cresciute. Soprattutto non tanto dal punto di vista dell'archeologia, che non ha portato poi sostanzialmente delle novità, delle trasformazioni radicali rispetto a quanto già stabilito da Blegen, quanto piuttosto dalle fonti scritte vicino orientali. E in particolare faccio riferimento all'archivio ufficiale del Palazzo Ittita di Hattusha, che ha dimostrato l'esistenza di una cittadella che si chiamava una cittadella e uno staterello che si chiamava Wilusa, che a un certo punto entra come elemento di conflitto tra l'impero ittita e il mondo di Achiawa, probabilmente da identificare con uno dei palazzi micenei. Quindi sappiamo che Achiawa, quindi il mondo
Acheo, entra in gioco nelle dinamiche politiche e militari del periodo che viene tradizionalmente attribuito alla guerra di Troia. Quindi, nel campo della verosimiglianza, diciamo, ci sono sempre nuovi elementi che sembrano suggerire che effettivamente uno sfondo storico dietro alla guerra di Troia ci sia stato. E ci sono studiosi storici che contestano l'associazione Hissarlik-Troia, nel senso che affermano che quegli scavi non sono da associare alla famosa città e all'assedio poi della città di Troia? Sì, questo è continuano a esistere gli iperscettici e questo per esempio può essere sintetizzato nel dibattito che si è svolto all'interno dell'Università di Tübingen nel periodo in cui gli scavi sono stati condotti da uno dei professori dell'Università di Tübingen, cioè il professor Korfmann. Gli oppositori di Korfmann hanno identificato i rinvenimenti di Korfmann come un sogno, cioè una sorta di, diciamo, di invenzione da parte di Korfmann stesso. Quindi diciamo che le posizioni continuano ad oscillare tra due antipodi, da una parte i negazionisti come Kolb, come Hertel, e da un'altra coloro che sono convinti nella verità storica della guerra di Troia. Come sempre, probabilmente la via sta nel mezzo. Quindi, in conclusione, quale possiamo dire sia stato il grande merito di Schliemann? Il grande merito di Schliemann è quello indiscutibilmente di aver, come dire, creduto in un certo fondamento storico della tradizione e di aver creduto che attraverso l'archeologia questo potesse essere messo in luce, cosa che era tutt'altro che scontata in quel momento, lo ricordo, nel quale della civiltà micenea non si sapeva praticamente nulla. Quindi, almeno da certi punti di vista, il dibattito che è stato impostato da Schliemann è continuato fino ai giorni nostri. Quindi aver posto le basi del rapporto tra archeologia e tradizione. Ovviamente nessuno di noi può credere più a un approccio meccanico come quello che aveva Schliemann, però da lui ha avuto inizio tutto un dibattito che, come dicevamo prima, è tuttora aperto e che sicuramente nei prossimi anni, nei prossimi decenni, sarà arricchito da ulteriori dati, sia dal versante dell'archeologia che dal versante appunto dell'archivio del palazzo di Hattusha, quindi dell'archivio Ittita. C'è ancora tanto da sapere, ci sono ancora dei problemi da porre, da essere posti in maniera corretta, insomma, la questione è ancora molto aperta. Vi diamo appuntamento ai prossimi eventi culturali dell'Associazione Ex Alunni del Liceo Francesco Durante e vi ricordiamo che potete seguire gli eventi attraverso la nostra televisione, Atella TV, la TV della cultura, e precisamente sul sito www.atella.tv. Da Frattamaggiore è tutto, Gianluca Grimaldi.